In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: «Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, poiché invece non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto: un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo vi faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato». Carissimi, il Vangelo di oggi va interpretato con delicatezza nei confronti innanzitutto del Signore e poi del mondo. Dopo aver letto questo brano, corriamo il rischio effettivamente di tracciare una linea divisoria tra due gruppi, i buoni e i cattivi. I buoni, dove solitamente ci mettiamo noi, come in forma spontanea, come quelli scelti da Dio, e i cattivi, gli altri, quelli che fanno parte del mondo e che non la pensano come noi. Vedere il Vangelo in questo modo è pericoloso, perché diventa una cosa esclusiva, e Dio non esclude mai nessuno. Noi cristiani non possiamo cedere alla tentazione di crederci la crema della società, perché invece dobbiamo osservare la logica di Dio, quella dell'abbraccio, dell'inclusione, che è la stessa che porta noi alla missione e al dolore per tutti quanti. È la logica del corpo del Signore. Se la mano destra si ammala, la sinistra non la esclude, non la taglia, ma gli viene incontro per vedere che cosa può fare per guarirla e curarla. Allora, da questa prospettiva, il Vangelo ci dice che siamo stati scelti da Lui, come ce lo ricorda Papa Francesco nell'ultima esortazione apostolica Gaudete ed Exultate sulla santità. È Lui che ci ha amato per primo, è Dio che ci ha amati e tocca a noi rispondere. E la logica per interpretare questo Vangelo è quella del regno di Dio, quella del granellino di senape, del lievito nella massa, le cose piccole che, essendo inserite nel mondo, portano salvezza al mondo, cambiano il mondo in modo progressivo, graduale, trasformano tutta la realtà, a partire dalla trasmissione di quella gioia del Vangelo che abita in noi e della grazia di Dio in cui noi abitiamo.